fece il martello del nonno. Tum, tum, tum. Piantava un chiodo nel muro di casa colpendolo forte quasi a voler coprire le voci della televisione. La nonna dietro di lui gli allungò il poster incorniciato con i ragazzi del Grande Torino. «Dimmi se sta dritto», disse il nonno. «Anche se sono senza occhiali», rispose la nonna facendo un passo indietro. Vide indistintamente un riquadro verdino con al centro 10 macchiette rosse che lì per lì le ricordavano gli arilli di una melagrana aperta. «Va bene, ora non toccarlo più». «Come?» «È dritto», disse la nonna. «Ma che baccano, via questa diavoleria, tanto a Marco non interessa». Il nonno prese il telecomando e spense il televisore. Nel salotto museo tornò la pace, ad eccezione di un leggero fruscio sul tavolino. Il nipote col papillon, come lo chiamava il nonno, si godeva tranquillo il profumo della pasta in brodo che cuoceva sui fornelli, l'andirivieni di sua nonna che apparecchiava di là, mentre in un angolo, da solo, finiva di giocare a Monopoli. In effetti, dei reality show, a Marco non importava nulla. A dir la verità nemmeno il nonno. Di solito, quando lasciava attaccata la tele per tutto il pomeriggio, diventava pensieroso. Ormai si viveva in un mondo di giovani sbandati, coi pantaloni strappati e un ciuffo giallo da cacatua che, giunti in un luogo pieno di cose sacre all'umanità, per gioco rovinavano e distruggevano ogni genere di memorie. E allora prendeva ad andare su e giù come un soldato di guardia davanti alle vetrinette che custodivano la sua collezione. Alcuni biglietti delle ultime partite, spillette, fotografie, cartoline autografate e altra memorabilia rosso granata. «Difficile immaginare a quale livello di inciviltà possono arrivare i giovani d'oggi», mormorò fra sé. «Si può sempre sperare nella redenzione che prima o poi arriva. Lasciando le cose come stanno ci possiamo solo attendere una discendenza di idioti. Dobbiamo intervenire tutti a sostegno della scuola, a stimolo di questi ragazzi che crescono senza educazione ai valori. Alla malparata li si spedisce all'Accademia Militare e a quella della Crusca, rispolverando il buon vecchio galateo di giovani della casa. Magari imponendo agli alunni di scrivere 200 volte, rigorosamente a mano e con penna stilografica, quando il professore parla. Devo stare zitto». «Stai ancora parlando con i morti, nonno?» domandò improvvisamente il bambino. «Ma quali morti?» rispose il nonno con voce burbera. E dopo essersi chinato su di lui, guardò di sotto le sopracciglia grigie il fresco viso del nipote. «Voglio vedere se riesco a farmi sentire da quei ragazzi», disse indicando la sua squadra del cuore. E il bimbo gli rispose con un'occhiata di paziente sopportazione. «Insomma, Binciapà», pensò. «Mio nipote non vive un'esistenza da folletto come tutti i suoi coetanei. Sembra già adulto, ma il suo disinteresse è uguale a quello degli altri bambini». Il nonno gli parlò dei ragazzi, cioè quelli del Grande Torino e di quando aveva incontrato Mazzola in un cinema, narrando con tale trasporto e una tale intensità che i suoi occhi si illuminavano come quelli di un bimbo. Ma quando attaccava con le cose del passato, il nipotino si divertiva nel prenderlo in giro per quel regredire allo stadio infantile. «Che razza di idee!» esclamò un pochino adirato. «Guarda che non sono d'accordo con quello che dici. Sono stati i più grandi. Basta guardarli fisso negli occhi». Gli occhi azzurri di quel bimbo si posavano sul caminetto, sulle poltrone, sui centrini, su ogni cosa tranne che sui cimeli del nonno. Dal canto suo, quando il nonno attaccava con quella commedia, Marco moriva di noia. «Voi bambini», disse dirigendosi verso una grande libreria piena di volumi di cultura regionale, letteratura d'altri tempi e decine di long playing, «non potete immaginare cosa volesse dire andare allo stadio per vederli giocare a un amichevole. Era un rito e io te ne darò un piccolo assaggio». Lo vide frugare fra dei vecchi 33 giri, scelse con cura uno di quei padelloni di musica classica motivo di terrore tra i suoi nipoti e lo fece scivolare su un vecchio giradischi. «Inni da stadio», disse Marco a voce alta fingendo un interessamento che non sentiva. «Che noia il vostro rito!» Quindi si udì un click metallico e i cori cessarono improvvisamente. «No, caro ragazzo, così non si fa. Scusa, ma questo non si fa», sentenziò il nonno menando un dito per aria. «Nessuno manca di rispetto al Grande Torino, tantomeno un ragazzino di 6 anni. La nonna, entrata per dire che era pronto, si zittì subito. Il bambino fece una smorfietta e scrollò il capo a destra e a sinistra, ma quel gesto di sfida era contraddetto da qualcosa di indefinibile, un'espressione di dubbio e di incomprensione. La cucina, con i muri giallini, era un nido protetto, popolato di rumori domestici. Lo scoppiettio della legna nella cucina economica, il tintinnio dei cucchiai. Marco spostò la sedia e si sedette in maniera composta, perché la nonna gli aveva fatto la minestrina con il formaggino. E senza spiccicare una sola parola mangiò guardando diligentemente i cartoni animati. «Ah!» rimuginò il nonno mentre la nonna gli serviva il secondo.
Io non mi arrabbio mica se mio nipote, come tutti gli altri bambini, ignora il mondo che lo circonda. Tempo qualche anno, e già lo vedo questo piccolo ingegnere. Me lo vedo strapparsi camicia e papillon per unirsi a tutti i cacatua senza rispetto che popolano questo mondaccio. Dopo cena, poco prima dell'arrivo della mamma, iniziò a frugare alla ricerca di una cosa. «Vensì!» ordinò dal salotto. Il nipote scese dalla sedia spingendola perfettamente sotto al tavolo. «Dimmi, nonno, oggi mi hai detto che dopodomani andrete in gita a Superga con tutta la classe. Voglio farti vedere una cosa». Quindi aprì cerimoniosamente una 24 ore in pelle e ne trasse fuori un raccoglitore pieno di figurine. «Le ho conservate gelosamente per oltre 70 anni. Ci sono tutte le formazioni», gli rivelò, accarezzando con muto affetto le immagini dei giocatori. Il bambino prese a sfogliare il quaderno voltando le pagine con garbo. «Le hai collezionate tu?» «No, ero troppo piccolo. Solo la formazione 48-49. Le altre le ho acquistate nel corso degli anni». «E quanto valgono?» «Poco». «E allora perché non me le regali?» «Dici sul serio, Marculin? Ti piacerebbe averle tutte per te?» «Così potrei scambiarle con quelle dei miei amici». «Ma che, sono introvabili, non le puoi dar via così. Vedi, alcune sono addirittura autografate da Mazzola, Bacigalupo, Ballarin e Loic». «Ma sono solo delle figurine». «Non sono solo delle figurine», lo rimproverò con dolcezza. «Non sai, questi ragazzi erano un riferimento. A quei tempi non ne potevamo più della dittatura, della miseria e delle bombe. Volevamo vivere seguendo un esempio. Per me ricordarli significa riuscire a trasmettere dei sentimenti che forse in questo paese mancano». «Non so, non so», obiettò il bambino. «Zampa di velluto, elefante, barone, il cheat. Sembrano un cartone animato». «Bravo il mio piccolo genio. Quelli erano i loro nomi di battaglia». Improvvisamente suonò forte il campanello. La mamma era passata a prenderlo in anticipo rispetto al previsto. «Bene, e allora queste qua me le prendo io», urlò sfilandone tre con un gesto rapidissimo della plastica che le proteggeva. «Dai qua, non puoi prenderle», protestò il nonno mentre il nipote correva verso la nonna. «Sono cose mie». «Avanti», disse la nonna aiutandola a indossare la giacchetta. «Ridagliele, in fondo è un bimbo più piccolo di te». «Hai detto che me le regalavi, nonno». «Marco, dai qua, Marco, ti ho chiesto solo se ti avesse fatto piacere averle». «Ma adesso le voglio, lo capisci o no?» rispose il bambino fiondandosi fuori dalla porta. «Ascoltami», il nonno lo afferrò per un polso. «Te le regalo tutte quante, solo se mi prometti che le terrai per te e non le farai vedere a nessuno, perché sono un ricordo del nonno». «E invece voglio solo queste», urlò mentre si precipitava per le scale. Così il nipote sparì scendendo a rotta di collo e il suo protestare non era servito a farlo desistere. Poco dopo udì sbattere la porta a vetri dell'ingresso e il motore dell'auto della mamma ripartire. «Mi spiace», disse la nonna giunta sull'uscio, accarezzandogli la schiena. Poi tornò ai suoi piatti. «Oh, sono preoccupato», tornò a rimuginare. «Questa è la conferma definitiva, se ne frega di tutto. Non gliene importa niente e mi manca pure di rispetto. Come farò?» Rimase insonne quella notte. Dormicchiando sulla poltrona davanti alle braci del camino, immaginò di essere fatto prigioniero da dei giovinastri e di veder sfumare ogni speranza di riuscire a trasmettere qualcosa di buono. Poi pensò: «Alt! C'è qualcuno che mi obbliga a farlo? Oppure è la pretesa di un vecchio tifoso granata convinto di poter trasmettere qualcosa di importante mostrando un quaderno di figurine? Dopotutto non si può sperare di avere una gioventù con dei valori se buona parte degli adulti non fa altro che rimbambirli con aneddoti infiniti. È come pretendere che i figli accudiscano e amino lo stesso albero sotto il quale sono nati senza spiegargli come farne crescere uno tutto loro. Sicuro, ogni generazione pianta alberi da frutto diversi. Questo significa, per alcuni, lagnarsi che ai loro tempi c'erano ad esempio molte più albicocche di oggi e di questo passo dove si andrà a finire, e per gli altri ritrovarsi con in mano vanga e zappa in attesa di un cenno di essere guidati. E verosimilmente a qualcuno toccherà far loro da guida. Coloro che si lagnano, quelli non hanno nulla da insegnare. Chi allora farà da genitore guida? Qualcuno di sicuro, ma io non lo conosco, pensò infine il nonno. Talvolta non sono necessarie parole. Per guidare un giovane basta anche il silenzio, disse ad un tratto una voce nel buio. Davanti al nonno addormentato apparve un uomo che somigliava in tutto e per tutto al capitano del Grande Torino. A giudicare dal suo sguardo sorridente, a tratti spigoloso, che persino nelle tenebre lasciava intuire un temperamento forte, equilibrato e coraggioso, riconobbe il suo totem, il suo dio, il suo tutto. Un nimbo color del sole scintillava sulla sua testa e indossava un'ampia e lunga toga quale in nessun paese al mondo si usa più dai tempi dell'antica Roma.
È lei, capitano? È proprio lei? Chiese il nonno, sentendosi pervadere da un profondo senso di ammirazione. Proprio io, rispose con voce ferma, rassicurante e limpida come quella di un padre. Capitano, capitano, si ricorda di me? Quel ragazzo dagli occhiali spessi, una copia della storia di San Michele in tasca, seduto accanto a lei al cinema Augustus, entrambi soli. Era un pomeriggio del 1948. Il film si intitolava Call Northside 777 di Henry Hathaway, con James Stewart. Ma altro non ricordo perché fissai lei per tutto il tempo. Certo che mi ricordo di te, disse con un tono di dolce rimprovero, come in quel pomeriggio di 70 anni fa, quando, a metà del film, gli chiese se poteva evitare di fissarlo per tutto il tempo. Ora, seduti in quello stesso cinema, come accade per le misteriose dinamiche del sogno, il capitano gli disse con la sua voce di ragazzo semplice: «Tuo nipote ha ragione. Non c'è bisogno che lo soffochi. Ha bisogno di una persona ferma, non di un bambino più perso di lui». Per un istante il nonno si sentì svuotare e morire. Ebbe il coraggio di afferrare Mazzola per un braccio. «La mia generazione ha commesso errori molto gravi», si confidò con un tono condiscendente. «Soprattutto nella visione della società e nel modo di agire per cambiarla, e questo comprende anche gli aspetti politici dei nostri fallimenti. Però io e tanti altri come me abbiamo fatto le nostre scelte senza pesare su nessuno. A 20 anni, senza fare la voce grossa, me ne sono andato da casa e non ho più voluto un soldo dai miei. Ho studiato e lavorato per mantenermi. Dei miei errori spero di essere sufficientemente consapevole. Dei miei valori maturati sono invece fiero. Non mi posso certo addossare tutta la responsabilità per non riuscire a trasmetterli al piccolo Marco». «E non puoi nemmeno pretendere di coinvolgere i tuoi nipoti come se la nostra dipartita, onorata con zelo estenuante, fosse avvenuta il giorno prima», disse Mazzola. «Avrei voluto che conoscesse i miei riferimenti, le mie ancore di salvezza», sospirò il nonno con sconsolata rassegnazione. «Il valore di un ricordo per una persona, per un modo di essere e di stare a questo mondo, non passa solo attraverso l'elogio della propria generazione, come se fosse migliore di quella che la segue», disse Mazzola avvicinandosi al ragazzo. «Passa dal cuore a una nuvola, da una margherita selvatica alle castagne che riempiono le tasche, al garrire delle rondini in giugno e da una figurina rubata», mormorò il nonno. E poi, come se la proiezione si fosse bruscamente interrotta, ricordò una conversazione che avrebbe voluto avere con il capitano. «Di, ma la tua età ti importa qualcosa di questi film polizieschi? Non sono roba per grandi?» Non so, avrebbe risposto. «E di leggere Axel Munte nell'uggio mortale di certe noiose sere? È stato un regalo dello zio», avrebbe risposto sfilando il libro dal paltò come se se lo fosse dimenticato. «Ci teneva tanto che lo leggessi». «Beh, e io trovo tutto questo mortalmente pesante, bloccante, un'ancora che ci lega al passato, a quel che fu e che mai più sarà». «Ma allora, che cosa devo fare?» «Non devi fare, devi essere. Tuo nipote imparerà. Dimmi come fai a saperlo». Mazzola sorrise scotendo dolcemente la testa. L'attimo dopo non c'era più. Solamente il suo nimbo rimase acceso a mezz'aria, proprio come la piccola lampada da lavoro agganciata alla scrivania. Il nonno si svegliò e accanto a lui, al posto del capitano, c'era la nonna che sonnecchiava. Il nonno si toccò in viso. Era tutto un bagno di lacrime. A lungo restò a riflettere nel crepuscolo mattutino, ma poi si riaddormentò e il sonno proseguì senza visioni. Giovedì mattina la prima C si ritrovò nel piazzale della Basilica di Superga. Fuori dal pullman gli alunni credettero di gelare. Ogni suono, ogni voce lontana di bambini e maestre era attutito sotto la neve sofficissima. Un ragazzino corse verso la panoramica e come un volo di storni tutti gli altri lo seguirono al volo. La vista era incredibile. La neve che scendeva silenziosa aveva ricoperto tetti, vicolette, stradine e poi le Alpi innevate sullo sfondo. La voce furiosa di una maestra li richiamò tutti. «Ehi Marco, presto!» gridò uno di loro. Marco si diresse verso una panchina, scansò un pacco di neve di zucchero, si sedette e fissò l'orizzonte come la guardia confinaria di un signore che scrutasse la mattina grigia e tranquilla, stando diritto e immobile sotto le nubi da cui qualcuno lanciava i fiocchi. Tese l'orecchio, credendo di udire qualche rumore sospetto, e si tolse il giubbotto per sapere, di proposito, se stando con il maglioncino faceva freddo. Faceva freddo. Si alzò per tornare dagli altri, non prima di aver salutato altre guardie su altre panchine, pensose anche loro di fronte all'immensità di quella visione. Tirò fuori di tasca una di quelle figurine e, a imitazione di quelli che fanno la foto col cellulare, la puntò verso la città. La classe visitò la basilica, a cominciare dal chiostro, e la sala con i ritratti di tutti i papà della storia.
Poi scesero nelle tombe dove erano sepolti alcuni re Savoia, non gli ultimi re d'Italia, come disse la guida, che invece sono seppelliti al Pantheon. La storia dei Savoia è la storia di Torino, e scoprire particolarità della propria città la fa sentire più nostra, chiosò la maestra. Dopo aver visitato la chiesa, salirono sulla cupola fin dove fu possibile e osservarono il panorama che si vedeva da lassù, anche se rispetto a prima la foschia era aumentata. Poi arrivarono al monumento con la lapide. Marco tirò fuori le tre figurine che aveva rubato al nonno e le confrontò con i ritratti sulla gigantografia. Erano loro. E la guida raccontò esattamente, parola per parola, le stesse cose che il nonno gli aveva detto un migliaio di volte, ma con un'altra enfasi, più serena e meno preoccupata. I compagni, che durante la salita avevano chiacchierato rumorosamente, si fecero silenziosi. E alcuni, che pur di recuperare una brioche ruzzolata sull'erba, erano scivolati in una pozzanghera, lassù, anche se sporchi di fango, tacquero e non ci fu nemmeno bisogno di dire «facciamo silenzio». Marco si staccò dal gruppo e andò sotto la gigantografia della squadra. Aveva notato alcuni anziani che si erano fermati per leggere i nomi dei caduti. Uno di loro sorrideva guardando i loro volti e Marco intuì che se il nonnetto fosse stato solo avrebbe mandato pure dei baci. Gli sembrava che i ragazzi del Grande Torino si tendessero ai visitatori, facendo sentire la loro presenza a tutti coloro che giungevano lassù. Non aveva mai visto piangere un adulto. Probabilmente, lassù, il tempo si era davvero fermato. Come sono stato sciocco con il nonno l'altra sera, pensò. Toccò le tasche per assicurarsi che le figurine fossero ancora lì al sicuro, e visto che c'erano, le infilò nella tasca interna, con la zip, per essere più tranquillo. Gliele avrebbe restituite, ma senza chiedergli altro. Gli bastava godersi quel tranquillo silenzio che li faceva sembrare vivi, impegnati a restituire il sorriso ai passanti, come tanti papà coi loro figli. Così immaginava gli eroi del mondo. «Posso confidarti un segreto, giovanotto?» domandò il vecchietto che nel frattempo si era allontanato dai suoi amici per avvicinarsi a lui. «Lassù, giocano ancora!»